Ciao ragazzi e bentornati, io sono Antonio e sono pronto per cominciare una nuova stagione di video su YouTube. Con questo video metto ufficialmente fine alle mie vacanze estive, vacanze per dire perché ho comunque lavorato, ma ragazzi si ricomincia. Sono qui pronto con un pacco enorme che mi è stato gentilmente inviato da EMP perché i ragazzi di EMP hanno deciso che non bastavano i Funko Pop per renderci poveri, ma hanno addirittura adesso aggiunto un nuovo prodotto che sembra promettere molto molto bene, e questo nuovo prodotto si chiama Tabs. Ma tra poco ve lo mostro. Ragazzi, prima di cominciare vi ricordo che trovate sotto in info box il link per acquistare le magliette che indosso nei miei video con lo sconto del 20%. Tutte le magliette che vorrete con lo sconto del 20% su Pampling utilizzando il codice sconto 7Potter. Ma ragazzi, bando alle ciance perché non c'è solo questo pacco da mostrarvi, ho anche altre cose che ho acquistato durante queste vacanze che chi mi segue su Instagram avrà già visto, ma chi mi segue solo su YouTube non ha ancora avuto modo di vedere. Quindi ragazzi, mi raccomando, antonio.seria su Instagram. Adesso andiamo ad unboxare questo pacco enorme che mi ha mandato EMP per inaugurare la nuova stagione. E quindi ragazzi, ecco che andiamo di taglierino, sperando di non rovinare il contenuto. Mi sa ragazzi che dopo anni di fidato servizio dovrò andare a cambiare la punta di questo bisturi perché non taglia più. Ho perso mezz'ora per aprire questo pacco. Ma ci siamo ragazzi, eccolo qui. Quindi andiamo a vedere assieme il contenuto e tiriamo fuori quello che c'è dentro. Ragazzi, intanto c'è un super super pop che mi era piaciuto un sacco, mi ricordava tantissimo la mia infanzia e quindi ho chiesto a MP di mandarmelo e c'era anche la possibilità di ricevere il chase. Quindi adesso scopriremo assieme se ho ricevuto il chase. E poi abbiamo i nuovi prodotti, i tabs che vi avevo preannunciato. Eccoli qui. Io direi di togliere questo scatolone e intanto cominciare con il nostro Funko Pop enorme, gigante, che ragazzi è il regular. E devo dire che sono contento perché il chase è carino, ma preferisco il regular. Si tratta del Pop Super Size di Braccobaldo. Ragazzi, chi di voi è nato troppo di recente magari non lo conoscerà, ma è uno dei personaggi di Hanna e Barbera. Erano i cartoni che davano alla TV la domenica, il sabato mattina, quando io ero piccolo, assieme magari ai Flintstones e ad altri cartoni della mia epoca. E questo era uno di quelli. E ragazzi, a me piaceva un sacco. E quando ho visto questo pop così grande, ho detto che deve essere mio. La versione chase è completamente in rosso, che ha anche un bel valore e che naturalmente MP invia in modo random. Ma sono molto contento di aver ricevuto quella regular azzurra. Ed eccolo qui ragazzi in tutto il suo enorme splendore. E mi ero dimenticato di dirvi che questa è una versione esclusiva Funko Shop. Quindi questo pop, essendo esclusiva Funko Shop, in Europa è distribuito solo ed esclusivamente da EMP. Perché, per chi non lo sapesse, EMP è il Funko Shop europeo ufficiale. Quindi tutte le uscite Funko Shop le trovate su EMP. E infatti ecco che riporta il bollino Limited Edition. Ragazzi, a me fa impazzire, mi sta troppo simpatico. Lo terrò assolutamente fuori dalla box assieme al Baby Yoda che ho già. E adesso ve lo mostro un pochino meglio. Ragazzi, ditemi voi se non è bellissimo. È davvero super super bello. Il suo cappellino giallo a zigzag con la striscia rossa e i pois neri. Poi pesa un casino alla sua codina. E ragazzi, il papillon rosso, ma ripeto, pesa un casino. La testa è completamente piena e pesa un sacco ed è articolata, quindi si può roteare come la maggior parte dei pop. Piccola nota, ragazzi, gli occhi sono lucidi, invece tutto il resto del pop è opaco. E secondo me questa cosa gli dà decisamente una marcia in più. Ragazzi, trovate il link per acquistarlo in info box. Ma adesso parliamo invece del nuovo prodotto, i Tabs. Cosa sono? Intanto vi dico che al momento li trovate in esclusiva solo su EMP, io non li ho visti da nessun'altra parte,
E si tratta di nuovi prodotti collezionabili, un po' come Funko Pop, che vanno a richiamare dei personaggi iconici della cultura pop. Quindi abbiamo personaggi di videogames, personaggi di film, personaggi di cartoni animati e via discorrendo. In questo caso su MP abbiamo ancora i primi pezzi che sono arrivati davvero da pochissimo e abbiamo i pezzi che fanno parte della linea horror e quelli che fanno parte della linea games. E me ne sono stati inviati due. Ragazzi, di cosa si tratta? Si tratta di paperelle di gomma. Direte voi, in che senso? Ragazzi, in che senso? Sono delle paperelle di gomma con una confezione bellissima. Eccola qui, la confezione è a forma di vasca da bagno e all'interno ecco che trovate il vostro Tabs, che non è altro che una paperella di gomma, quella classica gialla, ma con le sembianze dei personaggi. Sulla vasca da bagno qui, ad esempio, abbiamo Kratos di God of War. Ragazzi, qui abbiamo il logo sulla vasca da bagno, che in questo caso è rossa. E poi adesso andiamo a estrarre la protezione. Lo apriamo, anche se vorrei tenerli chiusi. Ok, non ci sono sigilli, quindi li potete aprire tranquillamente. Ed ecco che all'interno troviamo l'accetta e poi ecco che c'è il nostro paperotto. Andiamogli a mettere l'ascia tra le mani ed eccolo qui. Ragazzi, ditemi voi se non è una delle cose più fighe che abbiate mai visto nella vostra vita. È la classica paperella di gomma, quindi ha la misura, ha la dimensione di quello che ci si aspetta, quindi della classica paperella gialla di gomma. Ha anche lo stesso materiale perché è di gomma, ma abbastanza rigida, però. Ragazzi, assume una sembianza, in questo caso super incazzosa, quella di Kratos, con questo sguardo accigliato, con un'ascia tra le mani e poi ha la barba, un tatuaggio in testa. Chi si aspetterebbe una paperella con queste sembianze? Nessuno. Ha anche le sue zampette sul retro e devo dire che i dettagli sono pazzeschi, dietro anche la sua borsa, alla pelliccia, sono davvero fatti benissimo. Devo dire che eguagliano, se non superano, i dettagli dei Funko Pop e sono una nuova idea per avviare una nuova collezione, visto che già collezioniamo poca roba qui da queste parti e ci mancavano i Tabs. Ragazzi, ne esistono tantissimi, di tantissime serie, ci sono quelli dei Ghostbusters, quelli della DC, ci sono anche quelli di Spyro, di Crash e di tantissimi altri fandom e sempre di più naturalmente ne usciranno, chissà, magari vedremo a breve anche quelli di Harry Potter. Ragazzi, ecco che MP me ne ha inviato anche un secondo, che è un personaggio che invece ho scelto io. In questo caso, si tratta di un personaggio della mia infanzia, dei videogiochi della mia infanzia. Io, quando ero ragazzino, in estate, andavo a giocare alla sala giochi dove avevo la casa al mare e giocavamo, passavamo le notti a giocare a Street Fighter. Ragazzi, uno dei miei personaggi preferiti era lui, era Honda. Guardate quanto è figa questa Tabs. Ha la vasca da bagno gialla, il logo Street Fighter qui sul profilo, sul bordo della vasca. Ragazzi, della stessa serie qui vediamo anche la checklist. Abbiamo anche Ken, Ryu, Chun-Li, Blanca, Guile e poi Honda che ho qui. Quindi sono 6 al momento. Qui in alto c'è il logo dei Tabs. E adesso vi vado a mostrare il nostro Honda che a me ha fatto morire da ridere quando l'ho visto in foto sul sito. Guardate, è una papera gialla, naturalmente super cicciona, con il suo perizoma a strisce bianche e azzurre, l'acconciatura tipica di Honda e il tatuaggio in faccia. Anche in questo caso, ragazzi, super incazzoso e questa cosa delle papere incazzose mi fa assolutamente ridere tantissimo. Sotto naturalmente abbiamo tutti i loghi, le licenze, ma vi ripeto, sono fatti benissimo, sono in vinile, quindi esattamente credo lo stesso materiale dei Funko Pop, ma vi dirò, sono molto più dettagliati, molto più, oserei dire, belli, anche se devono piacere, sono particolari, sono strani, senza alcun dubbio, ma ragazzi, a me l'idea mi piace tantissimo. Mi davvero fa impazzire, spacca da morire, sono super instagrammabili. Quindi aspettatevi delle foto con i Tabs su Instagram per forza. Ragazzi, naturalmente vi lascio il link a quelli disponibili sotto in info box e MP mi ha già detto che arriveranno tanti altri personaggi, quindi assolutamente vi consiglio di andare a dare
un'occhiata. Poi, ovviamente, chi di voi ha il Backstage Club attivo ha anche le spedizioni gratuite e il costo di una Tabs è più o meno quello di un Funko Pop. Quindi, ragazzi, sbizzarritevi. Adesso ragazzi passiamo a questa, si tratta di una lettera che mi è arrivata esattamente il giorno dopo che io ho pubblicato il mio ultimo video qui su YouTube prima delle vacanze estive, quindi sfortunatamente è rimasta in attesa per circa 2 mesi e credo di sapere di cosa si tratti perché qualche tempo fa un padre mi ha contattato su Instagram per dirmi che il figlio mi segue e aveva piacere nel mandarmi una lettera, quindi ho fornito il mio indirizzo e naturalmente la lettera ha impiegato un po' per arrivare ed è arrivata purtroppo nel momento sbagliato, ma adesso è settembre, siamo di nuovo qui e quindi è giunto il momento di aprirla assieme. Ho voluto aspettare perché non sono riuscito a ritrovare il contatto su Instagram di chi mi aveva scritto perché ricevo tanti messaggi e purtroppo poi ragazzi me li perdo sistematicamente. Quindi adesso sono qui, spero che la persona interessata stia guardando il video e vi ringrazio tantissimo perché ragazzi con questi piccoli gesti mi spronate ad andare sempre avanti. Allora, ecco qui, da Filippo per Antonio, tutte le bacchette di Harry Potter. Ecco qui il bigliettino e mi ha mandato un disegno, che bello. Ragazzi, un disegno con tutte le bacchette. Mamma mia, che impegno! Guardate quante bacchette ha disegnato Filippo e sono fatte benissimo. C'è quella di Silente, di Harry, di Moody, di Cho Chang, di Hermione Granger, di Sirius Black, di Lucius Malfoy col serpente, ci sono veramente tutte quelle di Piton e sono tutte esatte. Complimenti Filippo, le conosci tutte alla perfezione. Qui c'è un gran lavoro di ricerca. Filippo si sarà messo su internet, presumo, con un libro dedicato a Harry Potter a cercare ogni singola bacchetta e sono 2 pagine, 2 facciate interamente ricoperte di bacchette. Filippo, sei stato davvero bravissimo e questo lo conserverò con tantissima cura. Da Filippo per Antonio e mi ha anche scritto gira il foglio, ma io l'avevo già visto, Filippo, che dietro c'erano tutte le altre bacchette. Questo, come ti dicevo, verrà custodito assieme a tutte le lettere, a tutti i bigliettini che mi avete mandato fino ad oggi e un giorno dovrò farci qualcosa. Quindi grazie mille Filippo, grazie, grazie tantissime e naturalmente mi aspetto altri disegni più avanti, magari uno per Natale, ci conto. Ma adesso continuiamo. Adesso altro pacco con roba che ho acquistato su Foodspring, ve ne ho parlato in un video precedente, magari a molti non interesserà il discorso, però visto che in tanti avete utilizzato il link per avere i 15 euro di sconto che vi avevo lasciato, il link è ancora sotto, 15 euro di sconto sul primo ordine di almeno 40 euro. Quindi ragazzi, un vero affare, visto che gli influencer danno il 15% di sconto, invece in questo modo con link amico, che poi avrete anche voi a vostra volta da passare ai vostri amici, avrete 15 euro di sconto. Ragazzi, di cosa si tratta? Brevemente, sono dei frullati proteici che aiutano a perdere peso. Io, ad esempio, l'ho usato subito dopo la quarantena, ho perso circa 5-6 kg. Poi, successivamente, ho un po' mollato, ora durante l'estate, perché mi sono sfondato di gelati e di pizze e di roba del genere. Adesso devo ricominciare a mettermi un po' in regola e quindi ecco che ho fatto un nuovo ordine. Non è regalato, non è un video sponsorizzato, me li compro da solo, mi trovo bene e ragazzi, qualora foste interessati, magari potrebbe essere utile anche a voi. Ecco che all'interno cosa ho preso questa volta, naturalmente il solito shaker in omaggio, questo credo sia il terzo o il quarto che ricevo, ogni volta che si supera una certa cifra si ha in regalo lo shaker per i frullati. E poi ho preso questo che è un nuovo gusto alla fragola, quindi shaker alla fragola. Questa sera per cena prenderò questo così da rimettermi un po' in riga dopo il pranzo di oggi. E ragazzi, gusto fragola 900 grammi, non costano tanto, costano davvero poco paragonate ad altri e quindi mi trovo molto molto bene, sono 100% naturali, i gusti sono davvero molto molto buoni, ve ne ho parlato anche nel video precedente, ad esempio biscotto, vaniglia, mango, caramello, ci sono tantissimi gusti, fragola è nuovo e quindi volevo assaggiarlo e poi ho preso invece 2 cose diverse, ho preso il porridge che non ho mai assaggiato in vita mia, ma che mi incuriosiva per la colazione e quindi ho preso il porridge proteico
hai frutti di bosco, che mi sembra abbastanza interessante, e poi il porridge proteico alla mela e cannella, che in questo caso mi sa molto di Natale e quindi l'ho acquistato, anche perché vado matto per lo strudel, quindi dovremmo starci dentro. Non ho assolutamente idea di quale sarà il risultato, magari ve lo mostro su Instagram e vi farò sapere se mi piace. Poi all'interno c'è un volantino, ma non ci interessa. Bene ragazzi, io ho acquistato questi nuovi prodotti, continuo a trovarmi bene. Trovate sotto in info box i link per i 15 euro di sconto e magari per avere maggiori informazioni. Ma adesso continuiamo. Ad agosto, durante le ferie, dal mio canale YouTube e dal mio vero lavoro, quindi quando sono stato effettivamente 2 settimane completamente sconnesso dal mondo, ho fatto un acquisto su internet, un acquisto che ponderavo da un po', ma che finalmente mi sono deciso a fare e che non mi sono assolutamente pentito. Ho acquistato su Amazon la Nintendo Switch Lite. Ci ho pensato parecchio perché io ho già una PlayStation 4 che tra l'altro credo proprio che venderò, quindi qualora foste interessati fatemi sapere su Instagram perché non l'ho praticamente mai usata. L'ho acquistata e ancora in garanzia, l'ho presa da GameStop, ho anche dei giochi, ma ragazzi non ho assolutamente il tempo di piazzarmi davanti alla TV e giocare, avviare la PlayStation e tutte quelle cose che fanno i ragazzi di oggi. Io invece credo che questo sia il prodotto che faccia proprio per me, perché l'ho acquistata su Amazon, l'ho pagata, se non ricordo male, 185 euro. E ragazzi, mi ci trovo benissimo. Ho acquistato anche 2 giochi per cominciare. Il primo è la mia nuova droga, come molti di voi, Animal Crossing. E il secondo invece è Pokémon Let's Go Pikachu. Naturalmente consigliatemi voi sotto nei commenti altri giochi interessanti da provare, da comprare. E naturalmente ragazzi, chi di voi giocasse ad Animal Crossing è caldamente invitato ad aggiungermi tra gli amici. Quindi trovate sotto in info box il mio codice amico di Nintendo. Ragazzi, detto questo, vi voglio mostrare proprio fisicamente la mia Switch perché ho anche acquistato su Amazon un kit che devo dire ho trovato molto conveniente perché volevo acquistare i singoli accessori su AliExpress, costavano poco, ma impiegano 2 mesi per arrivare e sommando tutto quello che mi serviva arrivavo alla cifra di 12 euro. Su Amazon con 14 euro ho comprato un pack completo con tutti gli accessori che includeva appunto questa custodia rigida qui col manico e poi era anche inclusa la protezione, quindi questa qui, questa cover ergonomica per la Switch, i tappetti di silicone per i due Joy-Con, come si chiamano, non lo so, e poi anche il vetrino da sostituire qui da applicare sopra, me ne hanno mandati addirittura 2, e poi, se non ricordo male, nient'altro. Ah, e anche il panno per pulire e degli altri bottoncini qui neri di ricambio. Quindi, comunque, un bel pack abbastanza sostanzioso. Comprai in 14 euro, mi è arrivato in 24 ore e a quel paese AliExpress. Ma conclusi gli insulti ad AliExpress, ragazzi, devo dire che mi sto trovando davvero molto molto bene, ci gioco tantissimo, soprattutto perché lo trovo comodissimo. Io mi metto sul divano, mi metto la sera a letto, guardo la TV e nel frattempo gioco. A me dà fastidio giocare senza avere la TV di sottofondo, sembrerò pazzo, ma non ci riesco, mi sento stupido stare davanti alla TV e in una stanza silenziosa a giocare col gioco di turno, mentre invece mi piace molto di più farmi gli affari miei, guardare i miei programmi, guardare Super Quack, guardare, non lo so, qualsiasi altro programma in TV e naturalmente nel frattempo giocare con la mia Switch. Io credo di aver trovato la console giusta per me e voglio assolutamente acquistare altri giochi, quindi fatemi sapere quali. Ragazzi, su Animal Crossing sono un disastro al momento, ho un'isola che è praticamente una discarica, quindi qualsiasi regalo, qualsiasi schema, qualsiasi cosa è ben accetta. Ho attivato l'abbonamento online, quindi potete venire a trovarmi sulla mia isola, mandarmi regali, mandarmi messaggi, potremmo scambiarci le cose, quindi ragazzi, sono assolutamente aperto a qualsiasi cosa. Detto questo, credo di avervi annoiato abbastanza per questo primo video. Vi ho fatto un po' un recap di tutto quello che ho acquistato, ricevuto in questi 2 mesi estivi. Ragazzi, naturalmente adesso riprenderemo anche con i video a tema Harry Potter. Datemi un minimo di tempo per rimettermi in riga anche su quello e preparare qualche contenuto. Voglio anche cominciare a parlarvi di Netflix perché in questi 2 mesi mi sono sfondato di Netflix.
Quindi fatemi sapere se la cosa vi può interessare sempre sotto nei commenti. Ragazzi, seguitemi su Instagram antonio.seria e naturalmente vi do appuntamento a presto con tantissime altre novità. Io intanto vi ringrazio e vi saluto. Ciao!